Oggi siamo qui in questo nuovo video e oggi faremo una sfida doppia, io versus mio padre. Quindi faremo sfide casuali, abbiamo fatto un metodo per fare queste sfide, ma basta chiacchiere e iniziamo. Casuale, super inscio, super cattivo. Questo era il mio personaggio. Adesso Tarles per mio padre. Ok, direi di andare al torneo mondiale. Bene ragazzi, iniziamo il nostro combattimento. Iniziamo subito malissimo. Allora, vi spiego come si fanno queste sfide. Le sfide saranno 3 mobili e 5 fisso. Cosa vuol dire? Che se tipo facciamo 3 sfide, una la vinco io, una la vince mio padre, e così via, arrivato a 2 pari, da 3 si faranno altre ben 2 battaglie. Questo vuol dire 3 mobili e 5 fisso. Invece se vince uno solamente, tipo io faccio, mo sta vincendo mio padre, no, se vince mio padre tutte e 3 le sfide, oppure facciamo da finire, vabbè, se non sarà necessario si farà solamente lo scontro bonus. Quindi adesso io vi lascio al combattimento. Ragazzi, purtroppo, cioè, perché tifavo per mio padre, e quindi facciamo. Ok, vado di nuovo con il casuale. Vegeta Super Saiyan di 4 livello. Ovviamente, come potete vedere, abbiamo contro un adulto. Casuale di stage, pianeta degli Tsuchuro. Ragazzi, se siete veramente fan di Dragon Ball, qui sotto nei commenti scrivetemi ora in quale saga si vede questo pianeta, cioè il pianeta degli Tsuchuro. Ragazzi, andiamo con un lampo finale. Vai. Ragazzi, si è solo una vittoria, non so per 6 anni, no? Ragazzi, proverò a vincere per voi. Provo. Andiamo. Lampo finale. E ora, cannone. Gallic. Ragazzi, ho vinto. Quindi siamo 1 pari. Bene ragazzi, abbiamo fatto 2 scontri, di cui uno l'ho vinto io e di cui uno mi ha vinto mio padre. Quindi di nuovo con il casuale. Goku Super Saiyan Blu. Vediamo un po'. Questo qui. No, vabbè. Goku Super Saiyan Blu, oltre che Saiyan 2. La sfortuna di mio padre. Casuale. Pure un gioco di Cell.
Bene ragazzi, ci siamo. Inizia il combattimento. Tra Ghezzaiaman e... ragazzi, io volevo capire pure Ghezzaiaman, cioè Gohan. Tra Ghezzaiaman 2. Attenzione, riprende la partita. Scusatemi, sì, perché non l'ha visto, era una camera teletrasporto comunque. Ok, ci spostiamo all'ultimo. Ragazzi, ci provo, Kaioken, Super Saiyan Blue. Andiamo addirittura per 10 e finiamo qui l'incontro! Goku Blu Kaioken per 10 vince! Ma ragazzi! Bene ragazzi, quindi siamo 2-1 per mio padre. Per te. Cioè per me, scusate. Abbiamo fatto già 3 incontri, quindi ci sarà lo scontro bonus che deciderà o la parità. No, non può essere. Vabbè, andiamo avanti e facciamo questo scontro bonus. Casuale, Veget! Detto anche Vegeku. Vediamo. Prendiamo questo qui. Contro Goku Super Saiyan Gold. Casuale stage. Il pianeta senza nome. Bene ragazzi, ci siamo. Inizia lo scontro tra Goku e Veget. Campo di forza. Carica potente. Campo di forza. Super Saiyan. Ma finale! Gli distruggiamo la stamina! Andiamo anche di spada dello spirito! Che non lo becca! No vabbè ragazzi! Spostiamoci perché ci sto per lanciare! Ah! No ragazzi, c'era la barriera! Cioè che sfiga! What? Ma basta! Addirittura mio padre si riesce a parare? Provo a fare una mossa che non mi riesce. Via! Perché ci potrebbe anche uccidere! Di qua, di là! Ragazzi, impariamo un po' di campo di forza. Ragazzi, credo che sia finita. Colpo di tutto di viso. No! Goku! Non ti ripigliare! Sì! No, ragazzi, io ho perso! Ma voglio la rivincita! Quindi, ultimo scontro! Ragazzi, qui sarà la rivincita! Vi faremo vedere solamente i personaggi! Dopodiché, alla fine... vi faremo vedere il vincitore. Quindi via! Bojack per me. Vai. No! Ragazzi, Bojack contro Pan. Scrivetemi sotto nei commenti perché ti fate. Bene ragazzi, facciamo vedere anche lo stage. Ciao! No, beh, se vinci con Panda me ne vado.
Dai! Oh no, ho perso la stamina! No, Boja, che ripigliati! Mamma mia! Mi sono schivato! Cerchietti! No, non mi c'erano così poco di vita. Mi manca una mossa per vincere! No! Squilibratissima! Ma va. Però dobbiamo lasciare anche Juno. Andiamo a Quantum City. Ragazzi, ho vinto l'ultimo scontro. E quindi... Oh, giusto. E quindi... andiamo a finire 3-2. Ragazzi, iscrivetevi al canale, superiamo i 20 like, così, ragazzi, inconveniente, e quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!